Oh madonna! Che pac... Cioè, che culo che passavamo sopra il ponte! Capitano America insegna! Sì, effettivamente. Povera Bibi. Che hai fatto? Ha interrotto il viaggio? Ah! Oh oh! Oh oh! Salve a tutti, sono Drone Gamer e bentornati su God of War. Come avete sentito dall'audio, che è un attimino più culo del solito, ci abbiamo anche l'assistente che finalmente si è decisa a darmi una mano. Abbiamo giocato tanto a Way Out, ci ha preso bene bene. Lo abbiamo finito ancora la settimana scorsa perché non ci fidavamo dei furbacchioni. Abbiamo fatto bene, assistente. Mi fanculizzo dopo. Allora, eravamo nella camera segreta di Tyr, abbiamo fatto un bel po' di cosacce e abbiamo ottenuto la runa nera, non la luna nera, che ho fatto confusione anch'io. No, non è quella carta lì del... Cos'era? La roba che c'era sulla Rai? Cos'era? Sì, un gioco, si chiamava la luna nera. La luna nera che c'era la cartomante e via dicendo. Allora, ho il controller nuovo, perché porca di quella porca stavo diventando scemo, quindi in teoria stavolta dovrei fare meno schifo. E quindi, dato che abbiamo la runa per andare a Jotunheim, dovremmo in teoria poter andare a Jotunheim. Vediamo un po', tanto sappiamo che accadranno cose. Figlio, renditi utile e fai disegnini, bravo. Perché col coltello? Non potevamo comprargli un pennarello come tutti i bambini normali? Ma un dittino bastava per scrivere sulla sabbia. Ok. E ovviamente quando chiamano i miei, mentre sto registrando... Porco cane, lo faccio questo lavoro solo da 3 anni. No, metti in pausa sta ciolla, gli butto giù il telefono. Vicini alla meta. Siete. Un momento padre figlio importante. Io sono tuo zio. Cosa? Io non lo so. Abbiamo lo zio Mimir dietro, praticamente. Zio acquisito. Vino lemniano, dall'isola di Lemno. Sì, ma quella bottiglia era lì da qualche centinaio d'anni. Sì, ma è greco. Che peraltro, piccola parentesi, ho studiato letteratura greca, latina e via dicendo, il vino greco doveva essere diluito con l'acqua perché era troppo forte. Sto tentando di uccidere il figlio. No, lo so, è tipo una grappa adesso. Perché ormai con quello ci... ci sturi il cesso, eh? Ci fai esplodere metà Mignar. Al sapore ricorda un retrogusto di lilla, violetta e peli del culo di mia nonna. Posso? Posso? Sei un dio, peggio di così, ma che vado, si imbriaca, bleh, prima ciò che vomita. Sarà ancora buono. È proprio quel retrogusto di uovo marcio. Può darsi! Si sopravvive. E ora vedi la scena RIP con la tomba. Butta giù, butta giù. Quello che non ti uccide botta di culo. Peraltro, come è fatto quel cavolo di otre? Perché non era da appoggiare, questo era da incastrare in qualche supposto. Ah, un'antica otre buttata lì, perfetto. Hai capito? Cos'è? Adesso vedi che cadono i pipistrelli dalla zaffata. Vedi? Ha sgrassato l'apertura sopra con quella litata e adesso si apre tutto. Ah, questa era la cosa che c'era al centro del ponte, mi pare. Kratos lo vedo più tranquillo da quando si è tolto il peso di torno, eh. Perché hai lasciato la tua terra? Ho ammazzato tutti. Dovevo pagare le tasse? È stato per causa degli altri dei. Il fisco? Li ho massacrati tutti. È solo che tu odi gli dei così tanto. Anche il fisco. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Oddio, una fatta di cazzata anche hai Kratos. Hai ucciso solo chi lo meritava. Più o meno. Circa. Sì. Ah, ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Come noi testa? Sì. Noi lo sappiamo. Ah, si è montato la testa. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Sì, è vero. Si è gasato veramente troppo da quando è diventato un dio, eh. È sempre stato no, un dio. No, ok, da quando è conscio di essere un dio. Non sei un dio solo perché si nasce. Ok, sempre la ranocchia che passa. Posso averla? No. Ti regalo Atreus. Mi sa che hai perso un paio di corvetti del signor Odino. No, ne ho persi un bel po' di corvetti, ma fotte sega. La runa nera completato. Buono! Quindi ora dobbiamo tornare nella cosa lì di Mimir, perché era l'unico punto in cui si poteva attivare il portale, dato che quello del ponte mi pare l'avessero distrutto. Sto parlando! Possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna. Grazie. Far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Non dirlo, l'ha detto. L'ha detto. Il frammento. Ma perché figliolo non chiudi quella bocca? Perché è un dio. Dirò a Sindri che sono un dio. Voglio vedere che faccia farà. Ecco, io non lo racconterei proprio a tutti, io eh. Io l'ho taciuto troppo. Però... ma tu devi mantenere il nostro segreto. Allora, sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Non dirlo.
Non è finito. Comunque il nano è morto, per me. È risuscitato. Ah, allora aspetta, non parliamo durante le cazzi, no. Secondo l'assistente, vi ricordate che Brock era blu prima di tutto, Double D Double Die, e l'altro episodio ha detto: mi sono tagliato la testa e guarda che non sono messo male. In effetti potrebbe essere che è tornato in vita più o meno sul blu, tendente al blu, e tanti saluti. Però senti, se la passa bene. Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre. Non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Scusa, stai perdendo ruote. No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. No, non no. Sto scherzando, mi viene da ribe. No, sei cretino. Storie di famiglia. Adesso c'hai dubbi però, Cosa ti serve quello? Dottor House, nei meccanici, per carità. Cose sulla mia famiglia. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. È diventato tanto gradasso, ragazzo, Posso prendere una perla? Allora? Dopo. Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa, c'è un rumore brutto. Ho capito. Sì. Siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della No, vabbè, dai. No, io lo picchio se mi risponde così. Ci è andato la mano fino adesso, Piccola gente. Poi. Piccolo. Già bambini. D'accordo. Quel periodo del mese. Mi hai ferito. Scusate, c'è un temporale in corso. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. No, povero Sindri. Il ragazzo si deve dare una bella regolata, Kratos non può neanche prendere la sberla perché lo uccide. Sì, è vero. Io gli avrei tirato io come genitore. Che succede? È Odino. Ho capito che era incazzato, ma per un po' era stato calmino. Boh. Sindri, personalmente ti chiedo scusa, non posso neanche più parlare con lui. Comunque io gli avrei tirato una di quelle cinquine che l'avrei accoppata. Sì, altro che rabbia di Sparta, calci in culo di tutto il mondo, potenziamento lame del caos. Ah, è vero che avevo trovato. No, guarda, ci è rimasto male. Sì, ci è rimasto male, è tristissimo. Ma guardalo. Buttiamo sul runico di 10. Buono, ok. Quindi abbiamo nuove abilità da sbloccare, ma non mi ricorderò mai le cose, sono un pompino speciale. Dai, che si girano, possiamo fare il massacro. Il talismano lo posso potenziare, quello della vita? No, mi serve la polvere dei reni, niente da fare. Ah, dei reni, avevo capito. No, dei reni. Oh, hai preso un cuore, prendo anche i reni. Potenzio un attimino le impugnature che buttano su, visto che questo ci dava vita ogni volta che uccidevamo un nemico con la lama, con l'ascia, cos'era. No, quando si uccide un nemico, perfetto. Allora, tanto che ci siamo un pochettino di acquisti, perché a giudicare dal temporale stiamo per bestemmiare. Guanti del vero guerriero fatti con denti di orco, orco cane, costano un pochettino, ma buttano su parecchio la forza, buttano giù un po' il runico. Ma vabbè, dettagli, casomai li potenzio anche per benino. Poi sono viola, equipaggia, perfetto, forse li posso anche già potenziare. Che io ho la brutta abitudine di acquistare e poi scopro che non lo potevi potenziare. No, lo potevo potenziare, sì, vediamo con 6.000. Oddio, non è che ci cambi più di tanto, Però sono due castoni. Hai due? Ci butta su di due bei castoni. Buono. Ok, direi che abbiamo speso abbastanza. Sindri, lo picchio io dopo. Lo faccio stare ignudo in cima alla montagna per una decina di minuti. Vedi che c'è un brutto presentimento. Ah, no, già gli incubi che arrivano. Figliolo, vai, attaccare un po', tanto che ci siamo. Beh, c'ha l'arco bello potenziato, voglio dire, non dovrebbero esserci più problemi. Dietro di te. Oh, buongiorno. Non gioco da una settimana, porti pazienza. Figlio, vai di attacco quello ip pesante. Perfetto. Vai ciccio, ok. Vedo che i nuovi rami si comportano bene. Ci permettono poi di attaccare un pochettino dalla distanza. Guarda, e gli facciamo anche un bel po' di danni da fuoco. E continuano nel tempo. E tu chi sei? Corco cane, i lupi manari che ci fanno qua? Era dietro di te. Non mi ero accorto del lupo manaro. Scusa, vai di talismano anche. Buono. Lupo manaro, porca di quella porca, guarda come schiva. Rotto la sciolla. Allora, placati un attimo, raffredda i volenti spiriti e vammi di R3. Quindi adesso mi stanno mescolando tutti i vari mostri che abbiamo incontrato fino adesso. Dov'è il lupo manaro? Dov'è il lupo manaro? Vieni qua, lupacchiotto. Vieni qua, lupacchiotto, che ti legno fino alla fine dei tempi. E via, un altro dente cariato. Come faccio io il dentista, pochi ci riescono, E dietro di te comunque c'è Salve, buongiorno. Oh, si è potenziato. Si è potenziato la... Aspetta, scusami, secondo la ciolla volevo dire. Aspetta, vai. No, morici, ok. E mi ha dato anche il bonus di vita temporaneo. Sì, il gioco si sta complicando. No, qua c'è qualcosa che non va con nostro figlio. Chiaramente si è montato troppo la testa. Adesso si romperà le balle per tutto il viaggio. Perché? Ah, abitudine, non sa che non vedo i colori io, assistente. E sono tornato un attimino qui perché avevamo quel paio di chest da sbloccare. Vai, figliolo. Ok. Non ci sarà nulla di che, ci sarà ovviamente qualche runo o qualche oggettino paigo.
Ma dovremmo essere a posto. È un po' che non trovo meline, perché con la porca l'acciaio solido. Vediamo un po' di riuscire a bruciarlo. Dai, ciccio, olè. E poi invece lo congeliamo. E vi sono tutti felici qua. Come lo manco io, pochi ci riescono. Ok, e ci apriamo la boia di chest. Oh mio Dio, tutti i viaggi che dovremmo farci avanti e indietro per recuperare il resto delle risorse. Ciao. Ho fatto notare una cosa. Aspetti, no? Sigillo dell'arma aumenta del 7% la velocità di ricarica di permagello o sacrificio. E abbiamo anche sbloccato le abilità di livello 3 delle lame del caos. Sì, ora fanno casino, guardale. Cos'è? Oh mio Dio, devo ricordarmi tutto. Quando corri premi R2. Oh, gli attacchi in corsa, sicuro, tantissimo. Abbiamo anche tanti punti esperienza. Quindi dovremmo migliorare le cose. Vai. Non me le ricorderò mai nella vita. Ok, stiamo potenziando tutti i danni da fuoco dell'arma. Quindi dovremmo... Si sente? È tutta con la faccia stupita della serie. Oh mio Dio, con quanto ci gode. Ah, questa parte qui è bellissima. Quello non mi frega niente. Sì, l'assistente piace tanto God of War. Ah, è rotto a coso? Te l'ha detto anche tuo figlio 20 secondi fa. Ma che io ho l'abitudine per di ignorarlo. Quindi dobbiamo farci il giro lungo di nuovo. Sì. Perché l'hai trattato in quel modo? Sì, in effetti. Sono stufo, parla sempre del fratello. Vabbè, cazzi suoi. Ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. Vabbè. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea. No, vabbè, il ragazzo è veramente andato Oh, ma porco cane. Guardi, c'ho anche le lame nuove con abilità nuove. Buongiorno, buongiorno. Venga qua, ne possiamo parlare come persone civili. Aspetti, che c'è anche il signore con lo scudo laggiù. Aspetti. Segno io, venga. Ehi, tira via quello scudo. Ragazzino è andato veramente fuori di testa. Mini Kratos, date una regolata, eh. Ecco qua, oi là, livello 5 il signore, eh. Ok, e no, lo volevo squartare. Dono della forza. Vedi che con le mosse, quelle lì, massacri di più. Sì, dall'altra parte c'era una porta da aprire, mi ricordo. Sì, ancora, c'era ma non la fai portare a me adesso. No. Perché no? Non mi fido ancora meno di te. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Che non era una dea? Ma non le devi mancare di rispetto. È vero. E non osare mancarle di rispetto. Quello che ho detto anch'io. Ok, allora portatela da solo. Oh no. Le sculacciate. Ok, qua c'è una battaglia, lo sappiamo tutti. Oh, ma porca di quella iperporca. Ma mi prendi in giro? Ok, dobbiamo legnare un pochettino di gente qua. Sono di livello basso, ma questi se ti saltano addosso rompono la ciolla. Sono le armi di mischia, adesso fanno comodo, eh. Petti. Da dietro sì, nel culo. Petti, ciccio, stai buono un secondo. Ok. Carichiamo anche questi attacchi. Oh, lei mi sono gli attacchi di ghiaccio, cambia mia arma. E con questo dovremmo congelarli per ben... Che macello non ho fatto. Ok. Oh, adesso siamo belli potenti, non c'è che dire. E col nuovo controller forse non farò minchiate, ma non faccio promesse. Figliolo, vai di attacchi faghi. No, vai di attacco multiplo, veloce. Ok, oh. Ah, 2 secondi. Aspetta, facciamo anche questo a sto punto. Perfetto. Ci stanno facendo un po' il chiurlo, ma stiamo accumulando anche parecchia rabbia. C'è ancora qualcuno? No, sono esplosi i due portali. Bello, no? Adesso giocare con entrambe le armi ti permette veramente di destreggiarti molto più abilmente. Se sapevi che eravamo dei, perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Perché è vero? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? In effetti. Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Basta parlare di Odino e della sua famiglia. Madonna! Cose da far esplodere. No, vieni giù la montagna. Mi sa che Odino ci sta mettendo i bastoni fra le ruote, eh. Immagino che sarà opera di Odino. Ma... Mancato. No, io il ragazzo non lo riconosco più, eh. Da quel punto di vista Kratos aveva fatto bene a... A non volergli dire niente. Mi sa che ci siamo aperti una scorciatoia col corollo, eh. Perché sono venuti a passare attraverso le miniere di nuovo. E... Ok. Abbiamo ottenuto acciaio di Swarovski, perfetto. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Sì, ma non è che dobbiamo andare a rompere i coglioni a tutti, eh. Non ancora. Magdi ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Oh. Che succede? Di nuovo tu! Ha incolpato me. Cosa? Me! Non lo vedo bene. Ciò che avete fatto a Magni. Mio padre. Sì, l'ha picchiato male. Codardo.
direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Ti prendo il berro. No, non ti vedo messo bene, eh. Porco cane, quanto è stato legnato il ragazzo, chiamiamolo ragazzo. No. Lo vuol far fuori. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ma tu hai stesso... È morta comunque. No. Ma siamo dei. Cosa c'entra? Madonna santa. Che noi vogliamo... Figliolo. Ma due scappellotti. È quello che ho detto a tua madre poco prima di... ma allora sei scemo. No, allora sei scemo. Che cosa hai fatto? Ok, abbiamo ucciso un altro figlio di Thor. Bene. Quello di mia madre. Ciccio, e basta! L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo. Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Vero? Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Sì, ma uccidere per difenderti. Per poterti difendere. Infatti. Mai per divertimento. Ma nessuno importava di lui, comunque. Che aveva una famiglia, comunque. Ma ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Ne ho sterminati una decina. Modera quel tono, ragazzo. Non farlo arrabbiare. Come ti pare? Guarda che roba! No, io ho capito gioventù e via dicendo. No, ma io non ho capito una cosa. Perché non lo prendi e fai la cosa che tutti i genitori di questo mondo vorrebbero fare? Fargli diventare il culo nero. Allora, prima di tutto questo ragazzino è razzista. Siamo onesti. È razzista contro quelli che non sono dei. Sì, ma fino a prova contraria non lo sapevi di esserlo. Fino è stato razzista con sua madre. Sì, no. Ho avuto quello che ha fatto quella donna per... Cos'è quella roba? È sempre stata... Ah, ok. Non li avevo riconosciuti dalla distanza. Buongiorno. No, sono più sono diversi dagli altri. Sono più cazzarecci, sono più lupacchiosi questi. Iliola va di attacco, che sennò fra un'ora siamo ancora qua. Vomita l'anima. Ah, questo vomita, ma che schifa. Ma che schifa, maledetto. Aspetta che attivo anche la runa, tanto che ci siamo. Buono, che ti legno malissimo, se no. Ok, e poi vediamo di legnare anche questo. Uila. Ho anche il dono della forza. Aspetta, tanto ricompare. Dov'è? Ah, non l'avevo visto. Figliolo, se vuoi lanciare anche mezza freccina, dici che lamentarti. Sai che sono creature inferiori questi, noi siamo dei. Madò. Stai in guardia, ragazzo. Se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Sì, è vero. Devo dirgliene quattro. Oh, ma non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai. Perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Per difenderci. Difenderci. No. Non è possibile che non capisci il concetto di difesa e attacco. No. Cioè, non è che uccidi gli altri. Madonna, santissima, non lo sopporto più quel cavolo di ragazzo. No, una cosa... ghiaccio, va meglio contro lui. Una cosa che non ha capito il ragazzo. L'ha fatto fuori? Una volta era difficile. E adesso no, perché sono Dio. Guarda che un Dio muore, te l'abbiamo dimostrato. Uno l'hai occupato tutto il... Lui crede di essere completamente immortale, intoccabile. Ah, ma siamo già qua. Sì. Però no. Potevano avvitarci il back 3. Oh. Ponci popopo. Cos'è quello? È di fuoco, quindi va. Aspetta, dietro. Ma non lo piglierò mai da qui. Io ci provo, ma... Indamma. È abbastanza disonorevole la sorte di Modi, ma suo fratello è andato nel Valhalla, lui no? Vabbè, ma c'è che mica è ancora finita la... La vita, la sua vita. Oi, buoni un secondo. Spero per lui. Ah, è vero, perché l'ha buttato di sotto, quindi non sappiamo cosa gli sia accaduto. Di sicuro un dio è mortale, sì, alla fine, ma aia. Voglio dire, di sicuro resisti. Bene, aiko. Porco can. Ok. Mo basta, veramente, però. Ok. Oh, madonna, quanti sono. Oi, buono un secondo. Qui lo legno anche te. Perché di fare il preziosetto? Non fare il preziosetto che... Arriva anche a legnare te, guarda te. Sono tutte principessine. Ah, mi sono accorto di aver cambiato le frecce, porco cane. Aspetta. Un addestramento. Oh, parli con me. Pensavo non ti piacesse il mio tono. Ma no! Dovremmo poter buttare giù anche queste, credo. Vediamo un po'. Forse c'è la strada. C'è il passaggio breve. Non credo ci sono chest da ste parti, non me la ricordo. Vuol dire che tu resti lì e rompi con... Possiamo lasciarlo lì. Ops, ho attivato il meccanismo. Ciao, figliolo.
Sali la montagna a piedi, bastardo. Sai, sinceramente penso che Kratos preferiva la figlia che aveva prima. Sì, 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 almeno quella è morta subito, non ha rotto i coglioni. A parte quello, gli dava sposa a qualcuno, se la toglieva. Sì, all'epoca era il ruolo della donna. Ma mi piace perché... Se non mi segni. Non segui le mie lezioni. Vero? Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Guarda come è finito bene. Dove hai preso le lame di fuoco? Per l'altro chiamano lame del caos. Hai rotto le scatole. Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Sì. Parecchi dei, peraltro. Tu sei il prossimo. Gli altri hai ucciso prima di Varga. Ah, tanto non conosci divinità greche. Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Due scappellotti d'amore per te. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Motò! Congratulazioni. Ti prego, Gerbillo, aiutaci, torna da noi, resuscita e accoppa sto coglione. Oh, è vero, devo far fuori anche coso. Fallami. Aspetta, no, l'attacco. Aspetta un secondo. Non risponde ai comandi. Non risponde alle... Ragazzi, ti ho detto di attaccarmi di là io. Attacca. Oh, alleluia, che magari pigliamo qualcuno, voglio dire. Non so perché l'insieme... Oddio, non mi dire che adesso non mi risponde più ai comandi e andare di testa sua. Probabile. Aspetta, vediamo di far fuori qualcuno. Paura che vengano risvegliati. Questo resiste. Mi sa che si è fuso. No, si è fuso con lo schifo. Ma fuoco contro fuoco. Ah, non l'avevo visto. Allora, risolviamo immediatamente questo brutto caso di rottura di balle per il povero Kratos. Aspetta, scusi, mi sono bloccato male. Porti pazienza, signore. Oh, senta, sono un bambino speciale pure io. Ah, dai, non ci lamentiamo. Ciao, Chest. Tu non c'eri le altre volte? Sì, che c'era. C'era? Hai visto cosa c'era la tua destra? L'ho visto. C'è del fuoco, del vento di Hell. Ma dove? Ci sono delle piantine da... Aspetta, che ho visto cose qui. Ma non siamo mai passati di qua. No, è nuova. Zona nuova. Allora, Mini Kratos può andare lassù. Mini Kratos, renditi utile. Senti, l'Invicta non puoi buttarlo. Scusi, ma perché devo aver bisogno dell'Invicta, eh? Figliolo, sei un dio ormai. Dovete poter salire le corde da solo, no? Hai ancora l'ombra sopra da buttare giù. Aspetta. Intanto vado a mandare l'enciclopedia lì. C'è roba dietro la porta? Tanto io vado a disbloccare cose. Ui, questo è il meccanismo dell'ascensore principale. Non svegliarlo. Fa niente. Non svegliarlo. Questa montagna. Porca di... Si fa avanti. No. Perché non chiudi quella maledettissima bocca? Intanto vediamo di legnare un attimino il signore, che è di livello 6 peraltro. Ma visto che abbiamo dovremmo essere ben potenziati. Non è che li senta più di tanti danni, eh. Figliolo, lo becchi qualche volta magari? Riusciamo a buttarlo giù, non sarebbe male. No, non ricomputati sulla barra dello stordimento. Adesso ancora un attimo. Fatta, vai dire 3. Ok. Porco cane, quanto era resistente. Vediamo se ci sono qualche schifo in giro. Guarda che c'è qualcuno. Aspetta. Lo legniamo senza un minimo di rispetto. Anche dove va a finire? Riportalo sotto l'utra, che dopo la dirò. Ma è dura da colpire. Penso che io ho la capacità di coordinazione di un comodino morto. Beh, l'abbiamo legnato abbastanza comunque. Aspetta. Buongiorno. C'ho anche gli attacchi faghi. Guardi, li ho tutti. Quindi non ci sono problemi. No, buono. Yeah! No. Ma ha fatto malissimo, eh. Ok. Vai, dietro. Attacco buono. Questo è andato giù. Signore, lei ci faccio l'attacco. Faigo. Ha resistito bene, però. È livello 5. Ma guardalo. Non ha nessun problema. Ma basta, perché tutti parano adesso? Figliolo, beccalo anche tu qualche volta. Sento più le sue frecce da quando gli ho potenziato l'arco che altro. Ok. Buono. La furia degli dei. Madonna! Sembra un film della Marvel, porca di quella porca. Però memoria, non dire un cazzo a tuo figlio. Figlio, l'unico che devi sapere è che sei un rompipalle di dimensioni bibliche. Cosa ho trovato? Dobbiamo portarlo qui come però? In 10 secondi non ci arriverò mai qua. Lì dentro c'è una chest. Lo puoi portare via? Lo possiamo portare via, assistente geniale. L'assistente è geniale, ecco perché c'era il simbolo del lucchetto. Eravamo qua che ci stavamo scervellando. E l'assistente ha detto: cacchio, sposta i venti di L e vediamo come si interagisce. Vedi che fortuna che è tornata l'assistente, perché io mi stavo arrendendo onestamente. Lo mettiamo magari qua sotto, così che lo potrei anche recuperare da sopra. Assistente, complimenti. Ok, afferrato. Kratos, corri. Che sì, c'è abbastanza tempo. Puoi correre un po' di più, piccolo Kratos? Vai, ok. E voilà. E aperta la camera. Tutto per una boia di chest che conterrà magari un po' di metalli e una runa faiga. E abbiamo il colpo di Iperione. Attacco l'unico pesante che provoca un'esplosione distruttiva. Oddio, però fa solo attacco davanti. Aspetta, è per la...
E per le lame del caos, perché la furia del tartaro qual era? Ah, non era malaccio, però questo fa 5. Oddio, anche questo fa 5, sono praticamente... No, è meglio questo perché è ad area. Quindi ti fa tutto un attacco intorno, mentre mischia è proprio frontale così. Quindi se il nemico non è frontale, non lo piglierai. È salito da... il mio piccolo pampino cresce. Oh no. All'attacco! All'attacco di cosa? Cosa? No, il golem. No, il golem. Ma sei cretino? Gelo, golem del gelo. Lo so, però mi è più facile. Oh, mi sa che questo non gli farà niente, quindi. No, lo fa come. Gli fa comunque. Figliolo, vai di attacco Faigo, Ok. Vabbè, no, devo andare di lame. Allora, ho trovato un punto dietro a cui nascondermi. Che cosa buona e tanto giusta. Vai, ciccio, olle. Così che io sono. Quasi morto. Volevo dire quasi a posto. Ma vabbè, tagli. Vai, tizio, ok. E poi. Ma vabbè, ma porca di quella porca. No, finisce così niente. Avevo la pietra. Ma avevo la pietra della resurrezione. Ma lui. No, adesso non mi aiuta il fetecchio. Non ti aiuta? Perché tu chi sei, scusa? No. No, ma scusa, davvero, tu chi sei? Chi credi di essere? Io sono tuo padre. Non sei un dio, vai via. Ma come? Ho trovato un punto tattico in cui lui non mi può colpire. R3 per me. Ok, col ragazzo che non mi cura è un boia di casino. Ok, scusi, Porti pazienza mentre le spappolo il corpo. E olè. Chi vuole un bel martini con ghiaccio? Guardate, sembrava che gli abbiamo staccato le balle. Ma vabbè, tagli. Tutto questo perché mio figlio doveva attaccare il signore. Ah sì, adesso mi ricordo che ci posso ridurre i danni da gelo e da fuoco. Me lo dimentico sempre. Porca di quelli per porca. Non c'era neanche una gemmina verde a pagarla. Mio figlio non mi trova più le gemmine verdi perché è stronzo. Allora, vediamo di aprirci intanto sta boia di chest. Vai figliolo, se puoi, sei un perché? Minutino. Ma aspetta, non ho mica capito. Il mostro dai muri non lo colpisce, ma la cesta sì. Ah beh, vabbè, ok. So ragazzi, so dei, so giovani dei. Aspetta, dobbiamo andare di là. Ma c'era il passaggetto furbo. Era un passaggino qua? No, un passeggino, Ok, vai, perfetto. E tutto questo per... il carrello? Cioè, ho liberato una zona piena di nemici. Per fortuna che c'è il nostro figlio che è un dio. Perché sennò, che brutta giornata. Tutto questo per recuperare... tutto qua? Vabbè, un po' d'argento era anche tanto. Ma tutto qui. Questo era morto qua dentro col carrello da miniera. Ah beh, ognuno si diverte come può. Guarda chi ce l'ha giù. Vai via, io non ci voglio stare qui, Nani. Non me la contate giusta. È ancora offeso, Poverino. Oggi non garantisco grandi risultati. Ce l'ha un attimino con noi. Guardalo. Ma povero stellino. Guarda la faccina piange. Ce l'avevo la pietra della resurrezione. Tuo figlio. Sì, è mio figlio che è stronzo. Ma porca di quella porca. Ma io ti picchio male tutto il cugino anche. Quanto pare non hai bisogno di me. No vabbè non, no ciccio. Voglio i cosplayer dei nani. I cosplayer dei nani. Ma perché all'improvviso i cosplayer dei nani? Ok, siamo usciti. Perché ho già creato. Dove sia? No, non toccare quella roba scura. Non toccare quella roba scura. No, no, assistente, neanche lei. Sono giù di vita. Aspetta. Non tocchi lo schermo. Che ma mi perché? Ho spostato la cosa. La vetta. Dove siamo? Quella è una cosa viola. Eccola giù là, sull'albero. Ciao, albero. C'è il tuo corpo, Mimir. E lì c'è la maschera di The Long Gamer. Vediamo un po', vale. Figliolo. In che maniera proprio da divinità che l'hai aperta, bravo. E ancora le texture lì. Sì, sì, i pezzi per sbloccare nuove terre, mi sa. Cos'hai trovato? Niflheim, Niflheim. Cos'hai trovato? Aspetta che guardo. Preferivo quando faceva domani, onestamente. Fermo, aspetta, gira la telecamera. Ma posso recuperare cose? Mi dia un secondo. No, bianca. Perché bianca? Bianca. Bianca d'esperienza. Appunto. Ma la voglio verde, sto morendo di... anzi, rossa di incazzatura. Perché bianca? E ti dà punti esperienza. Sì, ma 20 me ne dà. Vabbè. Preferisco avere un po' di incazzatura. Vecchio con tuo figlio, voglio dire. Che faccio? Tocco? Toccato. No, è una boiata. Vabbè, se ci moriamo tanto c'è il point qui. Che ho il pirla che non mi cura più. Oh, ho fatto la boiata. Oh, ho fatto la boiata. Ok, ma lo so, armi sbagliate. Mi cambi le lame, ciccio. Oh, cacchio, questo è di livello 7. Questo è di livello 7. Figliolo, vai che è di attacco pesante. Draculite, sì, vai di draculite. Ah, aspetta. Leghiamo tutte le genti. Il problema è che il portale non si è chiuso, quindi vuol dire che usci. Oh, è andato in sotto. Ancora più sotto. Dicevo, arriverà altra gente. Oh, madò. Sì, ciaone. Figliolo, attacca anche con le tue frecce. Perché ti do sempre i comandi? Aspetta,
aspetta, alleghiamo quello di livello 7. Sì, meglio quello di 7. Sì, effettivamente. Aia di cose, vai di cose, aspetta, aspetta, che ho usato tutti. Aia! Tutti gli attacchi. Figliolo, becca almeno i cosi volanti. Ok, questo c'è morto. Oi, Wimawe. È andato via, no, aspetta, aspetta, aspetta. No. È ancora lì il portale? Sì. Allora potrebbe arrivare altre genti. Aspetta, aspetta. Figliolo, beccami i cosi volanti almeno. Dov'è? Dietro di te, attento! No. Oh, non l'avevo visto laggiù. Morto? Posto? Girati. No, è scomparto. È lì il portale. Aspetta, vuol dire che se ci rimetto la manina mi sblocchi cose? Ok, mi ha dato cose. Oh. La polvere dei regni, quella che mi serve per potenziare i talismani. Adesso è scomparto da dove la prendi. Oh, perfetto. Quanta? Uno. Cimelio impeccabile del regno. Cioè, bellissimo. Ah, non ho venduto le cose a coso. Al nano. Andiamo, voi due. Questo silenzio è snervante. No, no, meglio che siano zitti. No, in realtà siamo arrivati? Guarda, guarda dove siamo. Ci sono ancora le tracce. Sì, 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 sì. No, no, sai che scomparirà gente, vero? Cioè, deve comparire gente, ti prego. Così mio figlio mi fa vedere quanto è prafo e quanto è deo. Ah, voglio solo dare un'occhiata che non ci sono cose da sbloccare. Visto? Il Dello Gamer ogni tanto si ricorda cose, non è vero. Non mi ricordavo minimamente. Quanti ne abbiamo profanate comunque? Adesso, braccialli mitici della chiarezza. No. Ah no, beh, sono scrauti, buttano su solo la ricarica delle abilità, ma per il resto buttano giù tanto. Sì, perché i tuoi sono già forti di suo. I miei erano belle, belle bestie, perché sono potenziati di uno. Appunto, quindi... No, va bene così, non c'erano neanche i castoni. Credo che quello che vai a comprarti alla fine sia più forte. Non si sa mai, ci siamo quasi. Finalmente. Romper la ciolla che ti butto giù per la montagna. Oh oh. Sentitore di combattimento? Chiami Mir, sei ancora posto muore? I portali sono bloccati proprio, vedete? Non. No, sembra esplosi. Sì. No, no, sono sempre distrutti così. Sì, ma proprio. Sembra più sbruciacchiato del solito, in effetti. Odino, sai, adesso è incazzato. Ha detto: visto che mi avete trucidato il nipote, a sto punto ti fai tutta la strada a piedi. Ce l'ha coi pelati, chiaramente, Odino. Ah, tocca andare di scalpello. E ciaone. Aspetta, aspetta, che devo beccare i punti giusti. Aspetta, qua. Gli ho detto è scomodissimo col ca. Ah, ci sono i punti! Ci sono i punti disegnati una volta tanto. Guarda, guarda, guarda. Ok. E quarto qui. No, l'ho mancato tanterrimo. Ole, a posto. Portale per Jotunheim, veloce. Un autobus. I treni. Sono sempre i tagli. Ci siamo. In ritardo, i treni. Bello sto. Ah, ma proprio arriviamo in cima direttamente. Pratico. C'era direttamente il passaggio da montagna a montagna. È vero. Mi ricordo che una volta. Fratello, attento! Cosa? Guarda, lo sapevo che arrivavi tu. Guarda. Neanche troppo. Questo domani la senti. Potevo morire. Ragazzo, corri attraverso il ponte. No. Anch'io. Figliolo, levati dalla ciolla. Non puoi ucciderlo. Serio? Ah. No, 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 Baldur non, cioè non può uccidere Baldur, dico. Eh sì che può uccidere. Sì, ma per pochi secondi, poi torno in vita abbastanza. Baldur, lasciali stare. Ah, è vero. Invece farò qualsiasi cosa. Ah, oh, se no, una pedata in faccia. Io ho sempre creduto di aver bisogno di te. Davvero? E ora scopro che è il ragazzo più cervello. Ma cosa vuoi? Ma cosa sta succedendo? Ma dimmi cosa, perché ce l'hai con me? No, la runa, imbecille. Oh, porco cane. No, 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 no. Era l'unico portale per Jotunheim. E ti sei preso pure una roccia addosso. No! Hai rotto la porta! L'unico accesso agli Jotunheim! Stupido figlio di puttana! Chiusura! Allontanati da qui. Sì. Tanto non si allontana. Mi raccomando, piccolo, scappa! Lascia che sia paparino a fare il lavoro sporco per... Ma perché c'erano tutti col ragazzo? E basta adesso, due scappellotti. Calmati ragazzo, tu non sei pronto per questo. Io sono pronto. Porca di quella porca. Oddio la rabbia di Sparta. Figlio di madre vergine. Non ci credo. La mia famiglia fosse incasinata. Oddio, non è che si è messo bene neanche tu, Non hai capito come funziona il ragazzo mio, Sei tutt'altro che pronto. Ora tieni questo. Che gentile. No, no, posso. No, si tenga il bambino, nessun problema, glielo lascio volentieri. Dove è andato? Non lo so, tipo un... Spider-Man. No, gli assassini. Che cacchio combini, scusa. Qualcuno voleva un drago? Se passava di qua un drago? Aspetta, è un drago una viverna. Non mi interessa. È suo? È
di arrenderti! È armato! Peraltro! Ossia, è un drago! Ma dobbiamo combatterci proprio sopra un drago? No. O viverna o quel che cavolo è? Non lo so, finché non vedo le zampine davanti per me sei una viverna. Allora, legniamolo intanto, se nessun problema, Ok, ok. Beh, siamo ancora bravi a legnarlo, però. Il problema è che prima o poi lui ci attaccherà. Ok, si può... Perché non muori? Ma ho detto te... Perché c'è, c'è detto che non muore si rivede. Ah, giusto, è vero. Aspetta, aspetta, aspetta. Para. Fuori testa sto tizio. Ciccio, non sei molto bravo nei combattimenti, Ma vabbè, tagli. Posso attaccarlo anch'io? Ah, posso attaccarlo anch'io! Mi sembrava strano. Allora, quando lui mi fa il contrattacco, io lo posso attaccare. Ok. Vabbè, vatti dalla ciolla. Ma hai fatto già perdere metà barra della vita che non ho capito mai nella quick time. Ma il figlio è svenuto, dove è finito? Guarda, attaccato come un... Ah, adesso l'ho visto. Te lo puoi anche tenere, ragazzino, non lo sopporto più. Guarda che la rompicciolla, sei sicuro di volere il ragazzino? Lo sono portato dietro fino adesso e me ne sono pentito. Ma muorici malo, ma rompigli l'osso del collo e buttalo giù. Perché non mi ascolta. Vabbè. Bonus e levati. Ok. Io lo sto comunque premendo i tasti, non so se sto facendo qualcosa. Ok, una viverna. Secondo me è ancora attaccato ai cogliombari, però. Comunque, Guarda, lo sapevo. Gli ha squartato praticamente l'ala, la povera viverna. Ok, dai. Stavo dicendo, sei come... È mainstream il cavallo. Potrebbe essere un problemino. Oh, madonna! Che pac... Cioè, che culo che passavamo sopra il ponte. Capitan America insegna. Sì, effettivamente. Povera Vivi. Anche è atterrata malissimo anche la viverna sul tetto del ponte. Gli hai squartato via. Ciao! Comunque, ciao serpentino. Ah, non l'avevo visto. Ciao Ciccio, come va? Serpente. È un figlio di Thor. È un figlio, no, di un altro. È un figlio di... è fratello di Thor. Ok. Mangialo. Chi ha attivato il ponte? Buono. Ti ho fatto una domanda. Diccio non è giornata. Chi ha attivato il ponte? Chi ha attivato il ponte? Aspetta, anche lui può attivare il ponte? È bloccato. Non è bloccato. Quando il ponte si aprirà, tutto il peso di Asgard si abbatterà su di voi. È vero, noi non abbiamo la luna di Asgard. È finita. Davvero? Ci sta portando da papà? Sì, ci sta portando da papino. Aspetta, non può andare sotto i rami. Che succede se cambiamo la direzione del ponte mentre il viaggio è in corso? No, Kratos no. Ma porca. Hai rotto le balle, figliolo. Ciao, ti ricordi quando devi attaccare le genti? Tu devi ascoltarmi. Lascia che ti aiuti! Subito la presa o lo ucciderò! Sai che lo farò! Aiuto, aiuto, aiuto! Ok. Che hai fatto? Ha interrotto il viaggio? Ah! Oh oh! Oh oh! Dove stiamo andando a finire? Dimmi che non è Helheim! Dimmi che non è Helheim, ti prego! Siamo a Helheim! Siamo a Helheim! Siamo oltre il ponte! Siamo finiti oltre il ponte dei dannati! Questo può essere un bel problema. No, tiro le... No, Kratos è abituato a tornare in... No, sì, ma non a Helheim. Mimir si era raccomandato di non attraversare il ponte dei dannati. Oh, cacchio. Ho visto tante ceste, comunque. Sì, anch'io. Ma adesso vedo anche tanti porchi. Sono qui. Stai fermo. C'è un pezzo di cristallo. C'è tuo figlio sotto. Ah, non l'avevo visto. Non l'avevo visto. Possiamo anche far meno di aiutarlo? Si è bloccato il gioco. Non... Si è bloccato il gioco. Non può. No, non posso fare niente. Si è bloccato il gioco. Mio figlio poteva morire. No, ma che faccio io adesso? Checkpoint. Checkpoint, sì, però che figura del merda. Ok, è dimostrato, guardate che... Guarda, faccio l'accedo alla modalità foto e mi faccio il selfie col ragazzino sotto. Guarda, aspetta. Questo è uno dei momenti da ricordare. Posso cambiare il viso di Kratos? Sì, ti prego, sì. Cos'è? Fallo sorridente, fallo sorridente. Ok, ci sta. È il viso di Atreus, non si vede, peccato. Ma no, questa me la salvo tantissimo. Perfetto, aggiudicato. Ottimo, in questo episodio abbiamo imparato che è importante utilizzare le precauzioni quando fate cosacce, perché sennò potreste ritrovarvi un figlio bastardo come Atreus. Che porco cane, non c'ho un minimo di rispetto per nessuno perché è diventato un dio.
Ma vabbè, la situazione si è complicata e noi siamo bloccati a Helheim e trovare un modo per tornare indietro sarà molto più complicato del previsto, soprattutto quando hai tuo figlio attaccato ai maroni, ma vabbè dettagli. Buono, direi allora che per questo video è tutto, lasciate un bel mi piace e continuare la serie, condividete, sfere a crescere e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!